scelto da voi tramite le votazioni che ogni settimana vi vedono protagonisti su Tribus. Questa settimana ci occuperemo di un tutorial esplorativo. Sì, perché spesso ci chiedete come troviamo gli spot per le nostre pescate ed oggi siamo qui per dirvelo. Prima però vi ricordo che ogni giorno sul nostro canale escono nuovi contenuti, vi invito quindi ad iscrivervi ed a cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite ed per coloro che vogliono farsi un'idea dell'argomento. Potremo in futuro, in base alle vostre richieste, approfondire. Passiamo ora al tutorial su come affrontare la ricerca di uno spot. Il mare. Ecco, qui la cosa si fa ostica. Questo perché purtroppo la maggior parte dei pescatori di mare è molto gelosa dei propri spot di pesca. Non tanto per mantenerli puliti, quanto piuttosto per non permettervi di rubargli i pesci. Eh sì, il pesce di mare quasi sempre finisce in padella e coloro che frequentano gli spot non sono molto disposti a condividere la possibilità di catturare qualcosa con voi. Sì, lo so, voi fate catch and release, ma loro no. Ed un pesce punto da voi è un pesce meno per loro. A Viareggio ci sono certi pescatori che arrivano a minacciarti ed a metterti le mani addosso pur di mandarti via dai loro spot preferiti. Quindi la ricerca sulle reti sociali, evitiamola, come evitiamo i gruppi sempre sui social. Di solito su tali gruppi si fa solo a gara chi ha preso il pesce più grosso da padellare o foto della mattanza di pesci di allevamento scappati dalle reti la settimana prima. Quindi andate diretti alla chiamata al negoziante. State pur sicuri che a voi signori nessuno non dirà gli stessi spot che propone ai clienti abituali, tantomeno i propri spot di pesca, ma almeno vi darà alcune dritte sui posti più conosciuti e frequentati in modo che possiate approcciarvi alla pescata con un minimo di speranza. Fate comunque presente che passerete a prendere le esche da lui. Può sembrare poco, ma spesso fa la differenza fra il farsi consigliare uno spot di serie C da uno spot di serie B. So di non aver nominato gli spot di serie A, ma ragazzi, in questo tutorial non parliamo di miracoli.